Noi siamo la Bilingual Society e il nostro progetto si chiama Kulla Baby Dreaming. I bisogni principali che abbiamo rilevato sono in realtà non solo relativi a un neonato dalla categoria 0-9 mesi, poiché è una culla, ma in realtà sono anche relativi e dedicati proprio ai genitori, soprattutto per il periodo storico che stiamo vivendo, quindi relativo al Covid, quindi questa pandemia, che impedisce molto spesso ai genitori di essere presenti. Però ha anche dei vantaggi grazie allo smart working che si sta comunque diffondendo e sta diventando sempre più importante nelle vite degli adulti e quindi loro, anche se stanno lavorando in un'altra stanza, possono essere presenti per la cura del bambino e quindi sono proprio questi i bisogni e i vantaggi che sono proprio dedicati per i genitori, quindi relativi alla cura e all'ecosostenibilità e quindi anche a un vantaggio economico, e sia economico che di cura del bambino. La soluzione a cui abbiamo pensato appunto è la culla baby dreaming, ovvero una culla che possa soddisfare tutti questi bisogni assieme tramite varie innovazioni come ad esempio delle telecamere, dei monitor e dei giochi in lingua, tramite i quali i genitori possano appunto controllare il bambino e monitorarlo in un'altra stanza e nel caso in cui il bambino abbia bisogno, intervenire. Secondo noi il vantaggio principale di questa culla è il fatto che le componenti sono assemblate in precedenza e non vanno comprate l'una separata dall'altra. I vantaggi che in futuro si potrebbe trarre da questa cosa sono principalmente economici, in quanto andando a spendere su diversi prodotti si ha una somma più alta da spendere, mentre nei prodotti uniti il costo è relativamente molto più basso. Premio comunicazione di 500 euro va alla squadra. Leggo prima il giudizio. La commissione ha particolarmente apprezzato la capacità comunicativa del team che ha descritto l'idea in maniera puntuale ed efficace. Il team ha presentato l'idea sapendo coniugare concretezza e creatività. Ottima l'individuazione del target che risponde ad un'esigenza diretta. Vuoi dire tu chi è? Allora, Istituto Matilde di Canossa, tutor Federico Frigerio, la squadra è Bilingual Society con il progetto Baby Dreaming. Gli studenti sono Simone Bellini, Serena Conti, Arianna Gentile, Giulia Magenga e Massimo Morabito e Matteo Prioni. Lei insomma è salito e sceso su sto palco, ormai è tutto suo. Un applauso al docente e ai ragazzi. Io sono molto soddisfatto.